Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6, lavori in corso per il prolungamento dell'argine del fiume Pescara a Chieti Scalo. Si tratta dei lavori propedeutici alla realizzazione di Megalo 2. Insorgono però le associazioni ambientaliste che ricordano il rischio idrogeologico al quale è soggetta l'intera area. Francesca Romana Testi. Megalo 2 si farà, così sembra, vedere le ruspe al lavoro per sollevare l'argine della sponda destra del fiume Pescara. Argini che erano stati al centro delle polemiche per il no da parte degli ambientalisti che avevano evidenziato il rischio idrogeologico dell'area che sorgerà davanti a quello già esistente. Secondo le prime indiscrezioni si tratterà di un'area di migliaia di metri quadri con l'edificazione di 9 nuovi locali di dimensioni variabili dai 200 ai 2500 metri quadri. Ci troviamo di fronte a una situazione gravissima, è un paradosso. Da un lato noi chiedemmo già qualche anno fa la delocalizzazione di Megalò proprio per il rischio idrogeologico altissimo, basta vedere l'allagamento che c'è stato nel 2013. Oggi addirittura si parla di Megalò 2, ma non solo. Mettiamo a disposizione circa 54 milioni di euro da parte del governo per le vasche d'espansione a monte di Megalò, quindi noi mettiamo in sicurezza un territorio per continuare a cementificare. Questo non è accettabile, è una realtà ad alto rischio e proprio in questi giorni abbiamo scritto sia al Presidente D'Alfonso in qualità di Commissario per il monitoraggio sul rischio idrogeologico, al Sottosegretario Mazzocca, ma anche al Ministero dell'Ambiente e all'unità di missione di governo proprio per il rischio idrogeologico, perché questa situazione va subito chiusa. Non è accettabile che si costruisca su un'area che è ad altissimo rischio idrogeologico. L'intervento degli ambientalisti punta a fermare l'opera e per farlo sono stati interpellati tutti gli attori del caso, da quelli regionali fino a quelli governativi. I soggetti chiamati a intervenire sono diversi, ci troviamo di fronte a una realtà oggettiva, bisogna avere il coraggio di prendere una decisione ferma. Megalo 2 non si può realizzare. 25 milioni di euro per i comuni abruzzesi afflitti dalle problematiche del dissesto idrogeologico sono stati consegnati dalla Regione nell'ambito dell'erogazione di risorse dal piano operativo del Ministero dell'Ambiente. Il Presidente D'Alfonso ha annunciato l'arrivo di altri fondi. Paolo Renzetti. 25 milioni di euro per i comuni abruzzesi alle prese con i problemi relativi al dissesto idrogeologico. Questa mattina il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha illustrato la prima erogazione di risorse nell'ambito del piano operativo per aree tematiche del Ministero dell'Ambiente. Noi abbiamo assegnato ad oggi 175 milioni di euro e nelle prossime settimane altre 75 milioni di euro. C'è bisogno però che i piccoli comuni che sono stati indeboliti da riforme assurde oggi vengano aiutati ad avere la struttura tecnica per progettare e appaltare, che non è più scontato come era nel Novecento. Per cui mentre in passato la Regione si poteva limitare a rilevare i danni e a assegnare risorse finanziarie, adesso deve supportare i piccoli comuni nei processi amministrativi riguardanti la scelta del contraente, altrimenti queste risorse finiscono in ghiacciaia, dovendo anche su questo fronte aumentare il disbrigo di attività che per ordinamento non dovrebbero essere nostre, perché noi dovremmo agire con il genio civile in regime di emergenza, non in regime di prestazione ordinaria, di elaborazione progettuale o di scelta del contraente con la tenuta delle gare d'appalto, però faremo anche questo per fare in modo che non si perda tempo. Il Presidente, a margine della conferenza stampa, si è anche detto dispiaciuto delle dimissioni del Premier Matteo Renzi. Mi dispiace molto, ma sono anche consapevole che alle prossime elezioni riavremo Matteo Renzi correre in lungo e in largo in Abruzzo per sostenere i progetti e le ambizioni degli abruzzesi. E sotto l'albero di Natale gli aquilani troveranno 80 milioni per la ricostruzione, soldi in arrivo con il nuovo elenco, il numero 19, relativo ai progetti finanziati che il comune, guidato da Massimo Cialente, si appresta a pubblicare. Daniela Rosone. 80 milioni per l'Aquila per Natale, per il 19° elenco di contributi per finanziare i lavori privati. In questo 19° elenco dovrebbe esserci anche l'aggregato del Duomo di San Massimo, opera del valore di circa 35 milioni di euro e che non comprende però la cattedrale in sé, che andrà giudicata tramite un appalto pubblico con altri 10 milioni di euro, finanziati da CIPE, un progetto che per ora si trova all'esame della sovrintendenza, che a giorni potrebbe però rilasciare il parere, definitivo sia tecnico che economico.
La commessa privata se l'è aggiudicata intanto il Consorzio Sant'Emidio, un'associazione temporanea di imprese, ATI, composta da SAC S.P.A., Costruzioni Iannini S.R.L. e DP Restauro S.R.L., che ha vinto la gara d'appalto privata lanciata sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore dal Consorzio, in un clima però di polemiche che ricorderete a causa dei requisiti richiesti, tali da far fuori dalla corsa tutte le aziende locali. Operazioni che sono durate anni, sia per la contesa sulla natura di bene pubblico e privato della Chiesa, con ingerenze della Curia e dei Vescovi abruzzesi sul governo portate alla luce da inchieste giudiziarie, come è noto e tutto scritto, sia per l'impasse all'interno del consorzio stesso, con un rimpallo di responsabilità contro la stessa arcidiocesi. Così dunque dovrebbe terminare la questione e per riportare all'antico splendore anche il Duomo di San Massimo, che ormai giace abbandonato, come segnalano anche molti turisti, con le erbacce alte che crescono all'interno. È la settimana mondiale di tutela del suolo, un'iniziativa che raccoglie tutte le associazioni ambientaliste che punta a limitare la cementificazione della città. Il comune di Tollo è il primo che ha modificato il piano regolatore in questo senso. Vediamo. Salvare il suolo e tutelare il verde nelle città, evitando la cementificazione diffusa, ridando una dimensione umana al concetto di centro urbano. Nella settimana mondiale di tutela del suolo, l'Abruzzo accoglie l'iniziativa che unisce gli ambientalisti e guarda al futuro. L'Abruzzo può essere paragonato alla medaglia dalle due facce. Da una parte ci sono realtà urbane, come per esempio la città di Pescara, che è la settima per consumo del suolo a livello percentuale in Italia. E dall'altra ci sono invece tutta una serie di realtà, penso ai comuni interni alle aree protette, in cui la percentuale non arriva all'1,5 e credo che il tema principe è quello del riequilibrio di queste percentuali attraverso delle misure specifiche. A spiccare come antesignano di una proposta di legge che punta proprio a tutelare una volta per tutte l'utilizzo del suolo nelle città è il comune di Tollo che, grazie a una modifica al piano regolatore, mette in salvo la sua vocazione principale. Noi abbiamo approvato una variante al piano regolatore che di fatto è un vero e proprio nuovo piano che ha fatto due cose fondamentali. La prima è quella che ha tutelato, vincolato, valorizzato, anzi a me piace dire più così, circa l'86% del territorio comunale, tutto quello di pregio. È prevista l'inedificabilità totale, tranne per finalità legate allo sviluppo dell'azienda agricola. Il governatore Luciano D'Alfonso è stato ospite questa mattina della commissione urbanistica del comune di Teramo per approfondire il progetto di funivia del comune di Teramo, di funivia che dovrebbe collegare il centro storico della città all'Università di Costa Sant'Agostino. L'infrastruttura, che prevede uno stanziamento del masterplan di 10 milioni di euro, non è però ritenuta prioritaria dall'amministrazione comunale, che vorrebbe utilizzare finanziamento per altre emergenze. Domani il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sulla realizzazione dell'opera. Tania Bonici Castelli. Collegamento centro storico Università di Teramo, funivia sì, funivia no. Il masterplan prevede per questa infrastruttura strategica la somma di 10 milioni di euro, ma l'amministrazione comunale sembra non considerarla prioritaria e chiede di spostare il denaro su altre emergenze cittadine. Questa mattina a spiegare i meccanismi di finanziamento della funivia teramana è stato il governatore D'Alfonso, ospite della commissione urbanistica allargata del comune di Teramo, commissione che avrebbe dovuto prendere una decisione definitiva sul progetto in vista del Consiglio Comunale di domani. E invece? Oggi diciamo che è uscita un po' fuori da, direi un po' da tutti, il fatto che in questo momento tutti ritengono che questo progetto diciamo non sia opportuno in questo momento storico per la città, senza entrare nel merito poi di quello che è il progetto. Ci sarà la possibilità di entrare eventualmente nel merito, perché il governatore si è impegnato a dare la, come dire, tutto il materiale necessario, però è chiaro che insomma mi sembra di capire un po' da tutti gli interventi, anche di quelli diciamo di una parte dell'opposizione, ma direi anche forse di più di una parte, che insomma questo progetto non
non è condiviso, ecco. Ma perderemmo i soldi però? No, su questo però, ecco, io sono stato, diciamo, su questo molto chiaro. Innanzitutto il primo discorso è che nelle more che il Consiglio Comunale si determini non si deve assolutamente andare avanti e quindi nessuna conferenza di servizi, che i soldi restano a Teramo e questo è fondamentale, e che poi per studiare e valutare eventualmente quali altri progetti si vuole finanziare con questi 10 milioni di euro, che sono davvero tanti. Insomma, Teramo credo che oltre alla funivia abbia altre priorità, soprattutto in questo momento. Tra gli interventi registrati in commissione non c'è stata comunque unanimità in maggioranza nel bocciare la funivia. Tra i consiglieri di centrodestra c'è anche chi ha evidenziato che per il commercio del centro storico questo collegamento sarebbe una manna, perché permetterebbe finalmente di intercettare i 7.500 universitari che studiano in città. Si chiama La libertà felice, il primo ed unico libro edito postumo di Marco Pannella, il leader dei radicali italiani scomparso 6 mesi fa. Nella sua Teramo c'è stata la presentazione del volume che invita ad una riflessione sul fine vita. Alfredo Primante. Dialogare con tutti, sempre. Era il mantra politico del leader radicale Marco Pannella, ricordato nella sua Teramo 6 mesi dalla scomparsa, attraverso la presentazione del suo libro Una libertà felice, edito da Mondadori, scritto a 4 mani da Pannella e da Matteo Angioli. Alla presentazione del volume nella Biblioteca Delfico del capoluogo aprutino, oltre alle persone che maggiormente sono state vicine a Marco Pannella, c'erano anche tantissimi cittadini, segno che il tratto lasciato da uno dei protagonisti della vita politica italiana del Novecento è ancora forte. Fino alla fine Marco ha voluto dare, parlare con tutti, dialogare e diffondere amore e gioia. È stato il ricordo commosso di Matteo Angioli, che si è unito a quello del primo cittadino Maurizio Brucchi, che a pochi giorni dal 19 maggio scorso, giorno della scomparsa di Pannella, gli aveva consegnato le chiavi della città, la stessa in cui ha voluto essere sepolto. Penso che sia un messaggio che può incoraggiare le persone per come possono concludere la propria vita attraverso l'amore che si possono costruire, di cui possono essere circondate. E anche un messaggio di lotta, perché Marco incitava comunque noi in primis, noi radicali, ma tutti quelli che venivano a visitarlo, a contribuire alle lotte, ai temi che lui aveva a cuore, a partire dalla centralità del diritto, che coinvolge naturalmente la giustizia in primis, il sistema giudiziario, il sistema penitenziario. Ed ora la cronaca giudiziaria entra nel vivo. Dinanzi alla Corte d'Assise di Chieti il processo per l'omicidio di Gabriele Giammarino, l'ottantenne ex maresciallo dell'Aeronautica, ucciso in casa con pugni e 26 coltellate il 13 settembre del 2015 a Penne. In aula era presente, assistito dall'avvocato Melania Navelli, l'unico imputato, il 38enne Mirko Giancaterino di Penne, accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà per aver dato fuoco al materasso che copriva il corpo della vittima e incendio. La Corte ha ascoltato alcuni testimoni, fra i quali il maggiore dei carabinieri Massimiliano Di Pietro, i vigili del fuoco che per primi intervennero nell'abitazione della vittima per quello che si pensava in origine essere solo un incendio, il medico legale Cristian Dovidio e la convivente di Giancaterino, l'austriaca Petra Rosner. Giammarino venne colpito alla faccia e al cranio con un'arma da punta e taglio 23 volte, ma aveva anche 2 ferite da difesa passiva al polso sinistro e una da difesa attiva alla mano destra, perché avrebbe cercato di afferrare la lama che teneva in mano l'assassino. Pur colpito brutalmente, l'ex maresciallo era ancora vivo quando venne appiccato l'incendio, tant'è che la causa della morte accertata dal medico legale Cristian Dovidio in sede di autopsia è asfissia per aver inalato fuliggine a temperature elevatissima. Il processo è stato aggiornato al 23 gennaio del 2017 per ascoltare altri testimoni, fra i quali le parti civili e la badante. Cambiamo argomento. Sabato scorso si è svolta la 15ª edizione della Festa del Socio della BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Vestina News.
Come ogni anno si rinnova la festa del socio, quest'anno ci troviamo alla 15ª edizione, vogliamo un po' sviscerare i numeri di questa banca. Abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra posizione, gestiamo ormai quasi 2 miliardi di euro di masse amministrate, abbiamo una raccolta da clientela di 660 milioni di euro e credito erogato ai nostri clienti per 500 milioni di euro, con un patrimonio che è la vera solidità della banca e ormai si attesterà a 65 milioni di euro. 22 sportelli sono le filiali con cui serviamo il nostro territorio, che ormai si estende su 62 comuni sia della provincia di Teramo che della provincia di Pescara, e presso i 62 comuni vivono più del 50% degli abitanti dell'intera regione Abruzzo. Quindi con 5.002 soci abbiamo a questa sera, siamo effettivamente la banca di credito cooperativo che più di tutti copre il territorio abruzzese. Quest'anno c'è stata questa problematica importante per tutto il credito cooperativo abruzzese, in quanto la BCC di Teramo si era trovata nella condizione di dover fare un'aggregazione con un'altra banca. La BCC di Castiglione, avendo una vicinanza territoriale, essendo una banca in condizione di poter fare la fusione per la sua grandezza, c'è stata questa fusione per incorporazione. Quest'anno ricorre anche il 60ennale dell'Istituto di Credito. Sono 60 anni che in un piccolo paesino come Castiglione una persona, un maestro, pensò di fare una banca di credito cooperativo. Fu un'avventura e li devo ringraziare, il maestro Pompei insieme a 92 soci fondatori. Erano altri tempi, dopo c'è stata la banca di Pianella, la BCC di Pianella con i soci pure che devo ringraziare, dopo c'è stata la BCC di Teramo che abbiamo incorporato in questo periodo. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. In un clima dimesso dopo la bruciante sconfitta di Crotone, questa sera si è svolta la festa di Natale della Delfino Pescara. Vediamo. C'è stata questa contestazione da parte di un centinaio di tifosi di ultra che hanno esposto all'esterno del porto turistico Enrico uno striscione con scritto vergognatevi. Ci sono stati dei cori all'indirizzo della squadra, al passaggio delle auto, anche degli sponsor, di tutti gli invitati questa sera alla cena. È stato acceso anche qualche fumogeno e è stato fatto esplodere anche qualche petardo. Poi la situazione è tornata alla calma, ma bisogna dire che non ci sono stati veri e propri momenti di tensione, anche se ovviamente i tifosi all'esterno del porto turistico erano arrabbiati. Sì, la contestazione c'è, in un momento come questo non è che ci si può aspettare gli applausi. Sicuramente questa non è una festa, è un modo per fare gli auguri a tutta quella gente che ci è vicina durante l'anno, e mi riferisco soprattutto agli sponsor. E i ragazzi devono mettere la faccia anche in questo giorno qui, perché è troppo facile mettere la faccia solo quando le cose non vanno bene, e quindi è giusto che ci siano anche i ragazzi, non a festeggiare ma a mettersi in prima linea anche loro, per dire che ci sono, per dire che ci siamo noi come società, c'è il mister, siamo a 3 punti dalla salvezza, quindi non è finito il mondo. Sicuramente non dobbiamo ripetere prestazioni come quella di Crotone, ma dal punto di vista dell'attenzione, perché diversamente forse è stata più, per me la partita vergognosa è stata la Coppa Italia a Bergamo, non quella di Crotone. Per porre il rimedio bisogna andare sul mercato e prendere giocatori che siano funzionali a questa squadra. E così come abbiamo fatto in tutte le sedi di mercato, lo faremo anche quest'anno, per cui non è una questione di avere le risorse o non avere le risorse, che io possa andare a prendere anche i più bravi del mondo che me li prestano, come capisci bene che non ci vogliono le risorse ma gli devi pagare gli stipendi. Se poi fai un ragionamento diverso, che a gennaio penso sia difficile da fare, perché a gennaio non puoi andare a prendere delle scommesse, ma devi prendere i giocatori che conoscono il campionato, che si sono allenati, che hanno fatto qualche partita, che sono già in Italia, e quindi il mercato è quello che dice quello che ci vorrà. Io ho detto prima all'inizio di questo intervento che il Pescara è presente, si farà trovare pronto al mercato.
Ripresa degli allenamenti per il Pescara, stop per Pepe, lesione al polpaccio, fuori almeno 10 giorni e Biraghi per distorsione alla caviglia destra. Differenziato per Fornasier, affaticamento alla coscia, rientro in gruppo invece per Coda. In Lega Pro, scelte di formazione coraggiose e atteggiamento di squadra spigliato, Lamberto Zauli inizia bene il suo mandato bis sulla panchina del Teramo che strappa un prezioso punto al Tardini contro il Parma. Jacopo Forcella. L'esordio bis di Lamberto Zauli sulla panchina del Teramo inizia con un pareggio e che pareggio al Tardini di Parma contro i gialloblu guidati da Roberto D'Aversa. Tante le sorprese nell'undici di partenza del tecnico, fuori Caidi, Sansovini e Petrella, dentro Capitanio, Croce e Fratangelo, De Ducali evacuo per lo squalificato Calaiò. La prima occasione per i padroni di casa col piazzato dell'ex aquilano Corapi che sorvola lo specchio della porta di Rossi, ma al sedicesimo il diavolo mette il naso avanti a sorpresa, ma poi neppure troppo. Traversone dalla sinistra di Dorazio, Croce non aggancia, Ilari prima svirgola, ma poi anticipa il compagno di squadra in spaccata, batte Zommers e regala il vantaggio al Teramo proprio sotto la curva dei sostenitori biancorossi, per lui terzo centro in stagione. Risposta blanda da parte parmense, con Corapi ancora lui, che svirgola col sinistro senza far male a Rossi, ma è ancora la squadra di Zauli a farsi vedere con lo schema da piazzato di Di Paolo Antonio che chiama Carraro alla conclusione insidiosa che termina non lontano dalla porta ducale, con Zommers che si distende e controlla. La beffa però arriva alla mezz'ora, Corapi scodella dal fondo. Scavone prova la girata aerea ma non colpisce la sfera. Capitanio allarga le braccia e tocca il pallone col braccio sinistro due volte. Per Schirru non ci sono dubbi. Calcio di rigore dal dischetto, evacuo, spiazza Rossi e non sbaglia. Trasforma dagli 11 metri, ristabilisce la parità. Nella ripresa ancora Teramo sugli scudi. Traversone dalla destra ma Mazzocchi è provvidenziale ad anticipare Croce che avrebbe sparato a quel punto a botta sicura. Barai al 65esimo prova col sinistro dalla distanza senza guardare lo specchio. Il Parma di D'Aversa spinge alla ricerca del vantaggio. Ma Rossi non solo non deve dannarsi l'anima, anzi è il Teramo ad andare davvero vicinissimo al colpaccio con Ilari che raccoglie l'apertura di Croce e chiama ancora una volta Zommers alla paratona salva risultato prima della girata di testa al lato di Guazzo a tempo quasi scaduto. Finisce 1-1 per il Teramo, un punto che fa molto più morale che classifica. L'esordio bis di Zauli va in archivio in maniera positiva. Diavolo che sale a 17 punti in graduatoria, chiude una settimana tribolata come spesso gli è capitato quest'anno e domenica avrà il match interno del Bonolis, ultimo del girone d'andata contro la Feral Pisalò. E con un gol in apertura di Chiacchierelli il San Nicolò batte un ostico San Marino e guadagna la vetta solitaria del girone F, complice la seconda sconfitta consecutiva del Matelica. Domenica Civitanova all'11 di Epifani invece tenterà di aggiudicarsi il titolo d'inverno. Ania Cantagalli. Vittoria e primato solitario in classifica per il San Nicolò, che batte con un gol di Chiacchiarelli San Marino e si issa da solo in vetta al girone F. Sono gli ospiti di Pino Di Meo ad avere però subito una buona occasione di passare in vantaggio, ma dagli sviluppi di un calcio di punizione Guidi trova Milillo a murare di fatto Ciotti. Se il titano preme, il San Nicolò è cinico abbastanza da passare in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo per gli ospiti, Bisegna fa partire l'azione di contropiede, servendo Stivaletta sulla corsa. Il centrocampista poi mette in mezzo verso Chiacchiarelli, che firma il primo gol stagionale ed il vantaggio dei biancazzurri. Il San Marino è vivo. Al 27esimo è la traversa di Redinò a Buonocunto, mentre qualche minuto più tardi ci pensa Ciotti a mandare in angolo un calcio di punizione con traiettoria interessante battuta da Mazzotta. In mezzo c'è anche un legno sponda San Nicolò. Chiacchiarelli si mette il pallone sul destro e fa partire un tiro a giro che coglie l'incrocio dei pali a Dini battuto. Ad inizio ripresa la squadra di Epifani sfiora il raddoppio quando Massetti prova ad indirizzare al volo un cross di Chiacchiarelli dalla sinistra, ma la palla termina di poco a lato. Dall'altra parte Olcese si divora invece poco dopo il gol da bello schema del titano. L'ex Teramo indirizza però il passaggio di Buonocunto fuori. I biancazzurri sembrano voler controllare, con gli ospiti che provano a rendersi pericolosi con Braccini e con un tiro dalla distanza di Olcese. E Massetti però al 19esimo a provare con un pallonetto a far male a Dini. La sfera termina alta. 5 minuti dopo, proteste della squadra di Epifani per un contatto dubbio in area di cui è protagonista Moretti, che viene atterrato. Il direttore di gara però lascia proseguire. I biancazzurri poi si limitano a controllare gli avversari nell'inutile tentativo di pressione del finale, con il San Marino che perde Fantini pochi istanti prima della fine per un fallo in gioco pericoloso su De Santis.
Per il San Nicolò una vittoria che vale non solo il primato solitario, ma anche il 13° risultato utile consecutivo. A fine gara l'omaggio della squadra napolana seduto in tribuna, con la stagione praticamente finita la sua dopo la lesione del crociato. E in scia della San Nicolò c'è un'altra abruzzese, la Vastese, che ha un punto dalla vetta grazie alla vittoria di misura sulla Civitanovese. All'Aragona decide un guizzo di Cosenza. Vediamo. La Vastese non stecca la seconda gara casalinga consecutiva. Allo stadio Aragona, dopo il pari con polemiche contro il San Nicolò, arrivano tre punti pesantissimi al cospetto di un'Ostica Civitanovese, tre punti che valgono il secondo posto alla vigilia della gara che profuma quasi di derby in casa dell'Agnonese domenica prossima. Con il neoacquisto romano in campo dal primo minuto e Galizia al posto dello squalificato Prisco, i biancorossi, privi anche di Manzo e Di Pietro, partono bene, con la Civitanovese che al 14° deve già sostituire l'infortunato Progna con Di Natale. Al quarto d'ora, dunque un minuto dopo, su angolo di Fiore, all'occa di testa colpisce in pieno la traversa, con la palla che poi torna in campo prima di essere allontanata dai difensori ospiti. Al 18° Vastese è pericolosa con Menzà che crossa per Felici, che gira di testa però al lato. La Vastese preme, e quando preme lo fa creando pericoli dalle parti di Vassallo. Al 20° c'è un tiro cross di Galizia e il salvataggio quasi sulla linea di Tortelli. Al 22° ci prova Capitan Allocca, questa volta con un tiro dall'interno dell'area di rigore con la palla che sfiora di poco la traversa. Poi però i biancorossi, pur mantenendo le redini dell'incontro, perdono un po' di smalto chiudendo il primo tempo senza altre occasioni. Il secondo tempo si apre al secondo con un grosso spavento per la formazione di casa. Battisti crossa infatti a centro area per Rapagnani, che di testa colpisce in pieno la traversa con la palla che poi finisce sulla linea bianca. La Civitanovese sembra più propositiva e al quarto minuto si rende ancora pericolosa con un tiro al lato di Negro. La risposta all'ottavo della Vastese è affidata al piede vellutato di Fiore, che su punizione chiama alla respinta con i pugni Vassallo. La partita non è semplice per l'11 di Colavitto, costretto ad attaccare ma allo stesso tempo a non scoprirsi. Al 14° c'è però un'opportunità con Felici, che in area calcia al lato. Il gol è nell'area e arriva un minuto dopo con Cosenza, che scatta sul filo del fuorigioco e di piatto mette alle spalle dell'incolpevole portiere marchigiano per l'1-0. La squadra di Caneo non ci sta e al 18° è Negro di testa a chiamare alla parata plastica Russo. Al 22° Colavitto manda in campo Martinelli per Galizia, che non prende bene il cambio uscendo dal campo e imprecando contro Colavitto, che però non fa una piega. Nel finale la squadra aragonese corre un rischio poi al 46° con un tiro di Negro che chiama alla respinta Russo prima della festa, per una vittoria che continua a far sognare i tifosi biancorossi. Prestazione poco brillante per il Pineto, che deve accontentarsi di un pari casalingo senza gol con la Recanatese. Nella squadra di Amaolo ha fatto il suo debutto l'attaccante Ganci, prelevato dall'Aquila. Roberta Di Sante. Termina a reti inviolate lo scontro diretto per la salvezza tra Pineto e Recanatese, un pareggio tutto sommato giusto che accontenta entrambe ma non fa felici nessuno. Terza partita di una settimana intensa che in casa Pineto si è conclusa con l'arrivo alla corte del presidente Brocco del centravanti ex L'Aquila Massimo Ganci, schierato dal primo minuto in coppia con Palumbo nel 4-4-2 dall'ex Amaolo, che ha guidato la Recanatese nella stagione 2014-2015. Assenza importante tra le fila dei padroni di casa, quella dello squalificato cacciatore. Possanzini invece deve rinunciare a Fioretti, out da 4 turni per un problema muscolare, e schiera nel 4-4-1-1 il neo arrivato Degano alle spalle della prima punta Villanova. Prima frazione appannaggio dei locali, la prima occasione al 7° con l'ex Mariani, che calcio dalla bandierina per Palumbo. Il colpo di testa è alto sopra la traversa. Azione fotocopia che si ripete ancora qualche minuto più tardi, ma la sfera lambisce il palo e termina al lato. Ancora Palumbo, tra i più attivi, al 28° va in gol, ma l'arbitro annulla per offside. Il numero 10 ci prova anche dalla grande distanza, ma la conclusione è fuori bersaglio. Al 38° si vede la Recanatese in avanti con Senigallesi, che calcia dal limite con la sfera che sorvola la traversa. Nel finale di frazione l'occasione più ghiotta dei primi 45 minuti in favore dei giallorossi leopardiani. Punizione di Degano dal vertice sinistro dell'area in mezzo e scivolata di Dominici, che non trova il tap-in vincente.
La partita non spettacolare sul piano del gioco è tatticamente bloccata tra due squadre che non vogliono perdere. In avvio di ripresa Emili mette in movimento Ganci, il colpo di tacco spettacolare che non viene però raccolto da Palumbo. Poi il centravanti prova in rovesciata ma senza fortuna. Al 19esimo la Recanatese va in gol con Degano che raccoglie la respinta di Mazzocchetti sulla conclusione di Villanova, ma l'arbitro anche questa volta annulla per posizione di fuorigioco. Nella fase centrale, girandola di sostituzioni per i due tecnici, Amaolo inserisce D'Angelo, Ciarcelluti e Stacchiotti per Gancilo, Goluso e Maloku. Possanzini richiama a sé Gabrielli e Dominici per far spazio a Lauria e Papavero, ma la gara scivola via sul filo dell'equilibrio senza regalare grosse emozioni. Nel finale botta e risposta tra Senigallesi che in diagonale impegna Mazzocchetti e Ciarcelluti che si gira bene ma non riesce a colpire con forza la sfera favorendo la parata a terra di Foiera. Il Pineto riesce così a tenere sotto in classifica la Recanatese e a guadagnare un punto dal quale ripartire in vista della trasferta contro la corazzata Matelica. E blitz dell'Avezzano che spugna Città di Castello per 0-3, strada spianata in apertura dal rigore di Leto e l'inferiorità numerica della squadra umbra. Primo gol per il neo attaccante Marolda. Il servizio. Un film già visto, quello andato di scena al Bernichi, con i giovani del Città di Castello che danno il 100% in campo e con l'Avezzano che raccoglie l'intera posta in palio. Senza storie, il risultato di 3-0 dell'Avezzano nei confronti della squadra di Silvano Fiorucci. La prima occasione della partita giunge al sesto minuto, punizione di Dida per il Città di Castello che sorvola la traversa. Passano una manciata di minuti e l'Avezzano castiga i padroni di casa dagli 11 metri. Partita infatti in salita per gli uomini di Fiorucci al 13esimo, quando Dida atterra nel cuore dell'area di Genova e l'arbitro a Campora di Ercolano indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso per il giocatore biancorosso. Dagli 11 metri Leto spiazza così Metti e porta in vantaggio la formazione aquilana. Sotto di un gol e con un uomo in meno il Città di Castello subisce due minuti dopo anche il raddoppio. C'è ancora lo zampino di Leto che effettua dalla sinistra il tiro cross, così Metti non riesce a neutralizzare il pericolo e Marolda spedisce la palla in fondo al sacco per il 2-0 dell'Avezzano. Al 43esimo sfiora il tris l'Avezzano con un tiro di Serrago, respinge goffamente così Metti e Marolda cincischia da due passi. La ripresa si riaccende al quarto minuto con una verticalizzazione di Deramo per Marolda che a tu per tu con Cosimetti non riesce a concretizzare, l'azione sfuma. Al 22esimo ci prova il Città di Castello con un'azione che culmina con un tiro dalla distanza di Broccatelli da poco entrato, ma Lewandowski argina il pericolo. Al 27esimo Città di Castello che potrebbe raddrizzare la partita sugli sviluppi di un calcio piazzato di Macagno, Lewandowski non trattiene la palla e Diego Calderini non riesce ad approfittarne da due passi. Ma al 33esimo mette i lucchetti al risultato l'Avezzano con Serrago che non perdona così Metti e realizza il tris bianco-verde. Risultato in cassaforte e Avezzano che batte Città di Castello al Bernichi per 3-0. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.